5 anni dal devastante sisma che nel 2012 ha sconvolto il territorio della Bassa Modenese e delle zone adiacenti, si svolgerà il 12 giugno a Mirandola di Modena una importante serata di incontri, confronti e riflessioni intitolata 2012-2017, una scossa che muove. L'evento è organizzato e promosso dall'Associazione Sandro Campetella, una realtà molto attiva su questo territorio che si adopera per dare aiuto e sostegno alle imprese nei momenti di crescita e di difficoltà. Abbiamo incontrato il suo presidente Alessandro Campetella. L'associazione Sandro Campetella nasce nel 2014 e da una ventina di amici che organizzano attività rivolte a giovani imprenditori e a supporto appunto delle imprese per dare continuità all'attività che faceva mio papà insieme agli amici della Compagnia delle Opere della Bassa Modenese. Parliamo dell'evento che ormai è diventato un appuntamento fisso. Negli anni passati l'avete celebrato in varie maniere, avete pubblicato un libro eccetera. E quest'anno cosa succederà nell'evento e quando sarà e dove sarà? L'evento si svolgerà a Mirandola il 12 giugno presso la sala dell'auditorium Rita Levi Montalcini, all'interno del quale verrà presentato il docufilm in cui verranno evidenziate le eccezionalità di quelle imprese che sono crollate proprio fisicamente, hanno avuto danni ingenti durante il terremoto, ma comunque attraverso una visione imprenditoriale, attraverso una visione innovativa sono riuscite a rinascere e quindi a diventare leader nei propri settori. Il titolo dell'incontro sarà Una scossa che muove, partendo da un aspetto positivo del terremoto, non solo avendo una visione negativa della cosa. Auditorium Rita Levi Montalcini a Mirandola, 12 giugno alle 8:45.